Ti auguro un felice 13° anniversario, figlioli. Grazie, mamma. Oh, è incantevole. In realtà è soprattutto un regalo per Gomez. Davvero? Non mi pare la mia taglia. Caro. Oh, grazie, mamma. Guarda quei due piccioncini. Sono innamorati pazzi come il giorno del loro primo incontro. Mami, papi, come vi siete conosciuti? Per favore, mercoledì. Ci sono cose che una bimba innocente e delicata come te non dovrebbe neppure chiedere. Ha ragione, certe storie possono provocare traumi indelebili. Ma io e Pugsley abbiamo già visto Giochi senza frontiere, Gli antenati e le Space Girl. Già, che può esserci di peggio? Bisogna dire che non hanno tutti torti. Raccontiamo? Beh, innanzitutto io non dovevo sposare vostra madre. Ero destinato a sua sorella, Ofelia. Ah, zia Ofelia! Non dimenticherò mai il nostro primo incontro. Il cielo era limpido, gli uccellini cinguettavano. Sentivo guai in arrivo. Gomez! Tieni, prova questo per il raffreddore, ripulisci a fondo le cavità nasali. Grazie, mamma. Capisco che cosa mi prende, non mi ammalo mai. Oh, secondo me sei solo un po' nervoso. Dopotutto, non capita tutti i giorni di incontrare la propria futura mogliettina per la prima volta. Io ho un'altra idea. Invece del matrimonio combinato con Ofelia, potrei uscire da solo, incontrare una ragazza e innamorarmi perdutamente. Che gusto ci sarebbe? Inoltre, i matrimoni combinati per gli Adams sono un'antica tradizione. Abbiamo fatto così per secoli e non c'è stato un solo divorzio finora. Solo alcune morti premature. Gomez, fidati di me. So sempre qual è la soluzione migliore per i miei cari figlioli. Stricnina. Harry. Delightfully very. It's the Addams Family. Welcome to the Addams Family. Go into the Addams Family. Come into the Addams Family now. Snap, snap. Pacco speciale. Speriamo sia un dono di nozze. Farebbe comodo una vasca nuova. Fragile. Per le mie nozze. Gomez, mi hai quasi tagliato un braccio con quella sega. La prossima volta cerca di mozzarlo. Vedo che hai una cassa nuova. Non è una meraviglia? L'ho fatta fare con il legno più scadente che ho trovato. Così si scheggia facilmente. Visto? Deve essere molto dolorosa. Allora, come vanno le cose all'MIT? Mamma, ho già cambiato 3 università dopo l'MIT. Ti ricordi? Mi hanno espulso quando ho fatto esplodere la facoltà di chimica. Che vergogna. In certi posti fanno tante storie per delle sciocchezze. Fester, andiamo in giardino a festeggiare il tuo ritorno finché la notte è ancora umida. Buona idea! Che mira! Bel tiro! Però la prossima volta colpisci la palla. Scusami, tutte queste chiacchiere sul matrimonio mi hanno reso un po' nervoso. Se hai dei ripensamenti dovresti parlarne con mamma. Ci ho provato. Ma lei e la signora Frampa l'hanno deciso da piccole, quando ancora giocavano coi fiammiferi. Sai, Fester, Ofelia ha una sorella. Potremmo sposarci tutti e due. Mi dispiace, sono uno scapolo impenitente. Fra l'altro, ho promesso ai dottori dell'asilo che non mi sarei mai riprodotto. Ah beh, dovrò fare buon viso a cattivo gioco allora. Magari Ofelia non è così male come penso.
Troppo lontano? Ditini di dama. Oh, Lerch, spero proprio che a Ofelia piaccia il mio Gomez. Carina questa nuova presa d'aria. Devono essere loro. Gomez, vieni qui. Che c'è, mamma? Oh, è tempo di incontrare la tua futura sposa. Sono così emozionata. Eccoci qua. Eudora. Griselda. Dov'è Ofelia? Sta arrivando. Le mie valigie sono nell'auto. E mi raccomando, stiamo attenti con la mia Frenti. Benvenuta. Non ne sono affatto sicura. Beh, scommetto che tu sei Gomez. Io sono Fester. Io sono Fester. Beh, sei proprio un buffone nato. Io sono Ofelia. Molto piacere. Che cos'è stato? Ah, è il gatto di mia sorella. Adora tutto ciò che ha gli artigli. Abbiamo portato anche Morticia come damigella d'onore. Ti ricordi di Morticia? Certo. Benvenuta. Morticia Gomez, Gomez Morticia. Morticia, ha un suono così tetro? Beh, grazie. Non sapevi che sono campionessa di judo, vero? No. Non sapevo neanche di avere l'ernia del disco, se è per questo. Oh. Ofelia non solo è cintura nera, ma è stata presidente del comitato studentesco, capo del club dell'allegria e organizzatrice di banchetti. Proprio una compagnona. Che mi dici, Morticia? Sei anche tu una compagnona? Quando ho ospiti a casa mia, non metto mai lo zucchero nel loro tè freddo. Il cianuro è molto più efficace. Proverò anch'io. Basta, Morticia! A nessuno interessano le tue prodezze distruttive e antisociali. In effetti si è persino rifiutata di andare a scuola. Io ho dovuto insegnarle tutto quello che sa. Matematica, scienze, veleni organici. La sua tesi sui necrologi è piaciuta molto alla commissione. Bla, bla, bla. Andiamo, Gomez. Mi chiamo Gomez. Gomez, mostrami la casa. Perfetto. Allora, che cosa vuoi fare adesso? Entrare in coma. Ah! Allora, apri bene le orecchie. Sto per farti una sorpresina, tesoro. Te ne vai già? È incredibile, tutte e due siamo cresciuti con dei fratelli veramente orribili. Sì, beh, dov'è finita Morticia? Che ne so, starà dando la pappa alle sue vedove nere, probabilmente. Coraggio, chiudi gli occhiucci ora. Adesso puoi aprirli. Carino. Che cos'è? Sveglia! È carta da parati. Carta da parati? A cosa serve? A rinnovare questa casa, da cima a fondo. Perché? Questi vecchi mobili polverosi sono orribilmente deprimenti. E la scarsa illuminazione dà a tutti un'espressione talmente plumbea. Lo so, ci abbiamo messo anni ad arredarla. Comunque, intanto possiamo sostituire queste tende giallastre con del cinza a quadri, ridipingere i muri di un delicato crema chiaro e rifare l'intero... Ascolta, testa petaluta! Tu non puoi cambiare una sola virgola di casa nostra! Scusa, bello, ma ti aspettano al congresso dell'Unione Mondiale Mostri! Dunque, penso che per aumentare la luminosità dell'ambiente basterebbe buttare giù questo muro! Più luminoso? Ma sei pazza? Ci manca solo che tu voglia cambiare la tappezzeria di sedie e poltrone! Oh, a proposito, i tappezzieri saranno qui da un momento all'altro per fare un preventivo! Allora, che ne dici? Bail o felpato? Gomez, che fai l'impalato? Fa qualcosa! Vorrei, ma ogni volta che apro bocca lei mi...
Scusami, Ofelia. Sono d'accordo con Fester, veramente. Capisci il problema? No. Lerch, non posso tornare a scuola e lasciare Gomez nelle grinfie di Ofelia. Non sai che tipo è? Quella è capace di farmelo diventare un tranquillo cittadino per bene, quella pazza scatenata. Togliamocela di torno. Sì, hai ragione. Mamma ci uccide se roviniamo la sua migliore accetta. Ci sono. Perché non la facciamo morire di paura? La convinceremo che questo posto è una trappola infernale. Prima scivolerà su quelle biglie, poi proseguirà nella botola dentro una vasca di acido cloridrico. Carino, eh? Ci sei? Ofelia! 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 Se stai cercando Ofelia, non lo so! Ci è mancato poco. Gomez! Gomez! Tutto bene? Gomez! Non c'è niente come l'acido cloridrico per i dolori muscolari, lo sai? Ecco fatto. Dovrebbe funzionare. Dirò a Ofelia che c'è un pacco per lei giù al cancello. Lei esce dalla porta di corsa, inciampa in quel filo, fa scattare la corda lassù, il sacco di farina le casca in testa e lei rotola giù dalla gradinata. Perfetto! Salve, Morticia. Gomez! Mi hai fatto paura. Fallo ancora. Vedo che hai notato i cugini Otis e Reddy. Che tipi affascinanti. Sì, ma erano come cane e gatto. Davvero? Sì. Otis era maniaco della bronzatura, ma Redding non voleva uscire se non pioveva. Sto dalla parte di Redding. Adoro la pioggia. Sul serio? E che ne dici di uragani, alluvioni e tempeste di fulmini? Le adoro. Lo shock della saetta che ti percuote le membra. Il formicolio che si diffonde sul cuoio capelluto. La scarica elettrica che interrompe il battito cardiaco. Gomez! Oh, eccoti qua! E ora discutiamo della luna di miele? Luna di miele? Lerch, che ti hanno fatto? Ofelia. Ehi, Ofelia! È appena arrivato un pacco per te dal club delle torte. O forse era morte. Ci vado io. No, Gomez, aspetta! Quanto al matrimonio, forse stiamo spingendo troppo i ragazzi. La odio! Tutte sciocchezze. La mia Ofelia e Gomez sono perfetti, l'uno per l'altra. Non ti spiace, spero. Le ho notate in giardino e ho visto che erano completamente sbocciate. Mai visto rose più belle in vita mia? Morticia? Sì, Gomez. Facciamo un giro. Mi piacciono i cimiteri. Sono così lugubri. Purtroppo tua sorella non la pensa così. Vuole metterci una piscina qui. Una piscina? E a che serve? Non so che dirti, ma credo che ci voglia nuotare. Sono affezionata, Ofelia, ma a volte si mette in testa certe idee. Comunque sono sicura che sarà un'ottima moglie. Per qualcun altro è possibile. Morticia, al momento non sei fidanzata, vero? Io? No. Beh, non ancora. Mia madre vorrebbe combinare il matrimonio con Vlad Adams. È tuo cugino, mi pare. Il cugino Vlad? Ma è uno scapestrato della peggior specie, fidati, Morticia, non è adatto a te.
La mamma non ha ancora trovato l'uomo giusto per me. Magari lo ha trovato e non lo sa. Beh, c'est la vie. Che strano. Tutto a un tratto mi sento travolto da un impulso irresistibile. Pardon? Mortissima, ma è francese. Di qualcos'altro. Un, deux, trois. Toulouse-Lautrec. Coup de grâce. Bon. Gomez! Mortícia! Ofelia, non è come sembra. Ah, no? Voglio dire, ah, no. Vedi, Ofelia, Gomez mi stava baciando il braccio per esercitarsi in vista del matrimonio. Esatto, in vista del matrimonio. Matrimonio! Oh! Accetto, amore! Mi auguro che la sincera proposta di Gomez fughi i tuoi dubbi su questa magnifica unione. Lo vedi con i tuoi occhi, è innamorato pazzo di Ofelia! Salve, Mortissima. Gomez, devo felicitarmi con te ora che le nozze sono ufficiali. Nozze? Un treno che va verso ovest e l'altro diretto a est, destinati a marciare per sempre su binari diversi. E se i due treni si scontrassero? Resterebbero uniti per l'eternità. O meglio ancora, e se li facessimo esplodere insieme in una palla di fuoco? Tieni, tu prendi questo. E appena i treni raggiungono quel ponte, BAM! C'est merveilleux. Sono di nuovo travolto da quella strana sensazione. Mortícia, di qualcosa in francese. Ancora una volta, l'ultima. Pourquoi? Non so cosa mi prende. Non riesco a resistere. Io potrei, ma non voglio resistere. Mortícia, ho perso la testa per te dal primo momento in cui ti ho incontrato. E io l'ho persa per te. Gomez, mi dispiace interrompervi, ma Griselda e Ofelia hanno parcheggiato qua davanti una macchina rosa. E ora che facciamo? La mettiamo in garage prima che i vicini la vedano. Aspettate, ho un'idea. Gomez, volevo mostrarti il parallume di Pizzo. Oh no, questo è troppo. Presto, andiamocene via da qui. Cosa avete intenzione di fare? Mi sembrate innamorati pazzi. Non voglio mettermi tra Gomez e Ofelia, le spezzerei il cuore. E io ho dato a Ofelia la mia parola che l'avrei sposata. Maledetto l'onore della famiglia Adams. Tragedia, è una tragedia. Amare una donna perdutamente e sposare sua sorella. Beh, è peggio di Romeo e Giulietta. Fester, ho un'idea. Faremo come Romeo e Giulietta anche noi. Come hanno fatto? E loro si sono suicidati. Giusto, Mortícia. Facciamo sci acquatico con questi scarponi di cemento. Ma che idea straordinaria. No, aspetta, soffro il mal di mare. Ho trovato. Possiamo darci in pasto alle iene. Buona idea. Purtroppo sono allergico alle iene. Ho trovato. Perché non provate a suicidarvi per combustione? Un'idea eccellente. Ho qui il combustibile. Ma che sto dicendo? La vita sarebbe triste senza voi due. Non potete togliervi la vita. Fester, sei così dolce. Oh, Gomez, come facciamo adesso? Però alla fine non vi siete suicidati, vero? Tieni, Pugsley. Prendi un po' di patatine e di serpenti. No, figliolo, siamo vivi. Ma non ho sposato Ofelia per il rotto della cuffia. E io per il rotto della cuffia non ho perso l'unico uomo che abbia mai amato in vita mia. Fisci,
non mi perderai mai. Avanti, vogliamo il seguito della storia. Ho la sensazione che per il seguito di questa storia dovrete aspettare fino a domani. Su, mercoledì, Pugsley. Andiamo al cimitero a fare buche. Può darsi che emerga qualcosa di nuovo. Va bene. Io prendo il badile. Felice anniversario, Tishy. Felice anniversario, Mosher. Oh.